Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Questo è per Claudio, 18° chilometro. È difficile dire quello che si prova. Io sono commossa. La prima domanda è semplice o forse complessa. Chi è Claudio? Chi è Claudio? Allora, Claudio è un ragazzo disabile di 35 anni, sposato, che vive a Bolzano e ovviamente vengo da Roma. Quindi mi sono trasferito. Claudio è la persona che lotta per l'abbattimento delle barriere architettoniche e soprattutto che dà informazioni sulla disabilità riguardante informazioni pratiche per quanto riguarda la domanda, per quanto riguarda come si può ricevere la pensione di accompagnamento e tutte queste tipo di informazioni che ad oggi sono molto interessanti per chi non ha mai affrontato questo tipo di dinamiche. E come nasce questo libro e soprattutto da cosa trae l'idea di questo libro? Allora, l'idea di Disabilmente Amici è scritta a quattro mani con Alessandro Gargottic, che è il presidente di SD Podistica Fiamma, che è ovviamente l'associazione sportiva dove io sono iscritto per fare le gare su strada con una carrozzina normale. Nasce dall'idea di un'amicizia nata 6 anni fa, e ovviamente di mettere proprio a paragone la disabilità con l'essere normale, quindi camminare tutti i giorni. È una cosa per ovviamente un progetto nato insieme per dare l'opportunità e il coraggio anche ad altre persone di affrontare queste tematiche con il sorriso e con soprattutto la determinazione. La domanda successiva era che cosa vuole esprimere questo libro, ma penso che sia stato benissimo chiaro su questa cosa. E momenti particolari, soprattutto hai fatto la maratona con una carrozzina normale, che sensazioni, che emozioni hai provato, che cosa ci racconti di quell'avventura? Allora, la maratona con la carrozzina normale, allora maratona e mezza maratona. Maratona sono 42 chilometri e 195 metri, quindi non avevo mai fatto gare, ma mi ero fatto sempre spingere per la sensibilizzazione delle barriere architettoniche su tutte le strade di Roma. Poi è nata questa idea che sono andato in vacanza con una mia amica e da lì c'era un ponte per attraversare un ponte per andare in città, la città di New York. E da lì è nata l'idea di spingermi da solo, o meglio, provare a spingermi da solo. Quindi è stata dura perché l'allenamento è un allenamento molto mirato. Tieni presente che pesavo 105 kg, quindi ho dovuto fare tutta un'alimentazione sana e mirata al raggiungimento di quegli obiettivi. L'emozione è stata grande perché se veramente si vuole una cosa si può dimostrare sotto ogni punto di vista. Quindi io con questa maratona ho voluto dimostrare che la disabilità non deve essere un handicap, ma deve essere un punto di partenza per prendere quello che si ha e trasformarlo in qualcosa veramente di grande anche per gli altri. E invece che cosa ci dici dell'hockey in carrozzina? E soprattutto della federazione. Allora, il Power Sport è una disciplina che si applica con carrozzina elettrica e ovviamente sia Power Sport si intende sia hockey in carrozzina che calcio in carrozzina. Ok? E questa idea di affrontare questo tipo di percorso è perché è nata dal mio trasferimento a Bolzano, perché qui non ci sono strutture idonee
far allenare un ragazzo disabile in carrozzina a livello agonistico, quindi io quando parlo di strutture idonee parlo al 100% accessibili, quindi si intende che io entro nel centro sportivo, faccio la doccia, mi alleno, faccio la doccia e poi esco. O avevano una o avevano l'altra. L'unica opportunità, che è una bella realtà, era il power shoe hockey. Il power shoe hockey è uno sport che possono fare qualsiasi persona con una disabilità. Okay, perché si gioca o con la mazza o con lo stick, okay? E lo possono fare tutti. Questo è per far nascere anche una realtà e far crescere anche una realtà sul territorio che sono i Tiger Bolzano, che è la squadra dove io gioco, che è la prima realtà di tutto il Trentino Alto Adige. Sono nati nel 2009. Tieni presente che questo sport e sta pian piano evolversi nel tempo, perché ad oggi comunque una carrozzina per fare questo tipo di sport si aggira intorno agli 8.400 euro e quindi ovviamente le province, i comuni devono sostenere tutto questo tipo di associazioni e ovviamente il lavoro che facciamo con la federazione, poiché io sono delegato regionale del Trentino Alto Adige, è proprio di promuovere questo sport a tutte le persone con disabilità, perché oggi non dobbiamo vedere il disabile chiuso in casa che non può uscire, ma dobbiamo fargli conoscere che c'è una realtà che può ovviamente essere sfruttata anche dalla persona con disabilità gravi, ok? E che ovviamente lo fa socializzare e soprattutto lo fa sentire vivo. E non è il primo libro che scrivi, abbiamo visto che c'è un secondo libro. Cosa ci racconti del Il vento sulle braccia? Allora, Il vento sulle braccia è un libro che è il primo libro, Il vento sulle braccia, è un libro proprio che racconta la mia vita, da come sono nato la mia disabilità per uno sbaglio medico e io dalla mia disabilità l'ho fatta diventare un'opportunità sia per me perché ovviamente non la vedo più come una difficoltà ma la vedo come dicevo prima come un'opportunità ma soprattutto per le persone che mi seguono perché ad oggi comunque io sono seguito da tanta tanta gente e soprattutto l'obiettivo di questo libro è proprio di spronare le persone a vivere la disabilità al proprio meglio. E invece, quanto è importante a questo punto fare sport, indifferentemente dalla disabilità? Quanto secondo te è importante soprattutto lo sport e vita? Allora, lo sport, sì, per me a livello specifico mi ha fatto rinascere perché sullo sport si impara a vivere fondamentalmente. E a me è stato il cavallo di battaglia, diciamo, che mi ha fatto uscire da tanti tipi di problematiche. Come ripeto, 105 kg pesavo, quindi non mi muovevo, stavo a casa tutto il giorno. Con lo sport io sono rinato e soprattutto è nato in me l'opportunità di aiutare gli altri, perché ad oggi molti sui social lasciano like e quant'altro, ma nel fatto concreto non fanno veramente nulla o poco. C'è bisogno di consapevolezza dei propri mezzi e soprattutto c'è bisogno di fatti, perché le parole lasciano il tempo che trovano. Quindi lo sport per me sì, è un messaggio molto importante da mandare. È vita, ma soprattutto è speranza per tutti quei ragazzi che ovviamente in un contesto sociale molto, molto triste in questo momento è l'unica opportunità che si ha per rendersi vivi. E a questo punto che cosa ci dici del sito internet che hai, claudiopalmulli.it? Allora, il sito internet che ho è un sito internet personale che aggiorno e modifico
io, lo curo io e parlo di tutte tipo le disabilità a livello informativo, quindi le pratiche per la 104, l'assistenza alla disabilità, quindi tutte quelle informazioni che ovviamente, mi danno una mano a me, soprattutto per aggiornarmi su questo mondo che va troppo velocemente, questo argomento della disabilità, ma soprattutto a dare ai lettori una risposta chiara e precisa. Certo che ovviamente se mi contattano da Perugia e chiedono informazioni per quanto riguarda la disabilità, io non so che informazioni dargli, perché ogni comune specifico, ogni comune ha delle necessità specifiche, e quindi noi, insieme a una mia collaboratrice che è Rita Villani, diamo informazioni a 360 gradi sul mondo della disabilità. Stiamo seguendo le Paralimpiadi, quindi il sito è aggiornato ogni giorno, ovviamente contestualmente, su tutte le Paralimpiadi da quando sono iniziate fino ad oggi. Quindi ogni giorno scriviamo post su questo, di cosa è successo, e ovviamente questo è un segnale che il mondo della disabilità ha bisogno di persone che aiutano gli altri e non deve essere lasciato a se stesso. È un messaggio che daresti ai giovani e alle loro famiglie inerenti allo sport? Allora, ai giovani delle proprie famiglie è quello di portare i ragazzi a fare sport, perché è l'unica arma per sconfiggere tante situazioni di malessere. Quindi lo sport sconfigge la depressione, lo sport sconfigge le cattive compagnie, tante situazioni che sono legate tra loro, soprattutto negli adolescenti, ma soprattutto nei ragazzi disabili. Ma soprattutto lo sport è vita, come dicevamo prima, che grazie allo sport ad oggi siamo ancora vivi. Pensa se nel periodo del lockdown, quando non si poteva fare sport, no? Quando non si poteva uscire da casa, le persone disabili ne hanno sofferto di più che di meno, però lo sport è stata veramente una mancanza molto importante, al di là dei rapporti sociali, perché lo sport è anche aggregazione sociale. E ricordando, allora, facendoci saluti, ricordiamo dove trovare Disabilmente Amici e dove poterlo acquistare. Allora, Disabilmente Amici si può acquistare su Amazon al costo di 20,80 euro, e questo importo, una parte di questo importo va in beneficenza come donazione liberale alla federazione, che grazie a questo contributo promuoverà ovviamente dei progetti sociali sul mondo della disabilità. Allora ci fai i saluti finali dandoci appuntamento a un evento sportivo dove sarai presente e quindi ci divertiremo nel vedervi giocare. Va bene, io spero che di eventi sportivi ne faccio tanti, e soprattutto spero che il Power Chess Sport, quindi che si tratta di hockey in carrozzina e football in carrozzina, quindi calcio in carrozzina, sia seguito da molte persone come il calcio veramente reale, quindi la Serie A o tutti gli altri tipi di sport. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. È difficile dire quello che si prova. Io sono commossa.